Abbiamo affrontato stamane il tema cibo ed energia perché c'è una forte polemica in atto in Italia, ma non solo in Italia, direi in tutto il mondo, sul fatto che le agroenergie e le bioenergie possono essere un aiuto all'ambiente e agli agricoltori o invece possono essere addirittura qualcosa di dannoso che va a scapito della produzione di cibo. E noi sappiamo che con la crescita della popolazione mondiale, col cambiamento dei costumi alimentari, sarà necessario produrre sempre più cibo rispetto a quanto se ne produce attualmente. Bisogna anche dire che se ne spreca tantissimo di cibo, solo in Europa, in Unione Europea, ogni cittadino butta via circa 180 kg l'anno di cibo buono, quindi dobbiamo anche imparare a usare in maniera molto più efficiente la produzione alimentare e anche a cambiare i nostri stili di vita. Detto questo, abbiamo mostrato che invece ci sono aziende, sono quelle che abbiamo premiato a Bioenergy, ci sono aziende che non solo non hanno rinunciato a produrre cibo quando hanno costruito impianti a biogas, ma anzi hanno usato gli impianti a biogas o a biomasse, perché abbiamo premiato anche chi fa cippato con le potature delle sue piante o comunque con i residui agricoli delle loro colture. E abbiamo dimostrato che anzi le bioenergie sono state un'occasione per potenziare la stessa produzione alimentare. Vorrei citare, che forse vale più di tanti discorsi, quello che mi diceva il giovane gestore di un'azienda tarantina che abbiamo premiato, abbiamo anzi dato il primo premio per il biogas a un'azienda della provincia di Taranto. E mi diceva: sa che da quando noi abbiamo fatto questo impianto, io stavo quasi per chiudere 4 anni fa la mia azienda, un'azienda che tra l'altro, ci tengo a sottolineare, produce ottimi formaggi di eccellenza che hanno avuto riconoscimenti, premi quest'anno nel 2012 e nel 2011, come anche ha ricevuto premi l'azienda olearia che abbiamo premiato per le biomasse. E mi diceva: noi stavamo per chiudere 4 anni fa, grazie al biogas e grazie al fatto che abbiamo aperto la nostra azienda ai visitatori, alle scuole, ai cittadini, abbiamo 7.000 visitatori l'anno, oggi noi abbiamo aumentato anche il nostro fatturato di produzione alimentare. Questo mi sembra un segnale confortante. Naturalmente le cose vanno fatte bene e purtroppo negli anni passati così non è stato per tutti.